Con la sconfitta di Castelfidardo, il Giulianova dice addio al campionato di Serie D. Solo la matematica tiene in vita i giallorossi, apparsi rigenerati da quando è arrivato in panchina Ugo Dragone. I fidardensi invece credono ancora nella salvezza diretta, senza passare dai play-out. La corsa è sul Monticelli. Gol vittoria firmato da Massimo Ganci, che a gennaio era in procinto di vestire proprio la maglia del Giulianova. Una sola palla toccata dall'attaccante, quella giusta, per regalare tre punti pesanti. È stata una gara comunque giocata male dai padroni di casa, al cospetto di un avversario per nulla remissivo, nonostante l'ultimo posto in classifica. Anzi, onore agli abruzzesi che hanno lottato per tutto l'incontro, anche quando nel secondo tempo sono rimasti in 10 per l'espulsione di Vita. La squadra di Dragone avrebbe meritato di chiudere la prima frazione di gara in vantaggio almeno di un gol. Primo quarto d'ora aggressivo per il Castelfidardo, ma piuttosto confusionario. Ospiti più ordinati e ben disposti da Dragone nella fase di interdizione. Pellecchia viene abbattuto al 20° in area avversaria. Inutili le proteste degli abruzzesi, che poco dopo potrebbero sbloccare il risultato. Giampaolo pesca bene Mili, che si presenta solo dinanzi al portiere. Chiodini sporca il tiro, deviando in corner. La reazione dei biancoverdi è nel tiro di Liberati, che non inquadra lo specchio della porta. Poco dopo la mezz'ora, scontro tra Chiodini ed Emili. Giulianova che alza il piede dall'acceleratore. Liberati al 37° manca nuovamente il bersaglio sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa l'episodio chiave. Vita entra scoordinato su un avversario e il terzo minuto, secondo giallo e doccia anticipata. Guarderà l'evolversi della gara dagli spogliatoi, così come il gol di Ganci che arriverà al 9° sale in cattedra Chiodini, che in almeno 3 circostanze negherà il pareggio ai giallorossi, mentre Liberati al 27° si vede respingere da una rasoiata da posizione defilata. Al 38° e al 48° Giuliesi ancora vicini al pari, ma non è giornata al triplice fischio. Le lacrime di Silvestri per una partita di grande carattere, ma dal risultato negativo, esempio di una stagione tutta da dimenticare.